A stare da noi si chiama Calter. Per una pacifica convivenza chiariamo subito i compiti. Colazione alle 6 in salotto. Cambio di lenzuolo ogni 3 giorni, pesa giornaliera al mercato. Il bagno è riservato al mio uso personale. A volte il passato riaffiora da memorie lontanissime e può capitare di ritrovarlo inaspettatamente nell'immagine e nel racconto del proprio film d'esordio. È quello che è accaduto al regista Ruggero Di Paola, anche se l'appartamento d'Atene, presentato al pubblico del Bobbio Film Festival, è tratto dall'omonimo romanzo dell'americano Glenway Wiscott, datato 1945. Inizialmente, devo dire, sì, c'erano molte cose che mi interessavano e non mi sono lasciato andare anche all'istinto, non ho dato una retrolettura o comunque una lettura più profonda, analitica, no? E poi, come dico spesso, quasi sempre, effettivamente dopo aver scritto la sceneggiatura mi sono venuti in mente e sono riaffiorati i ricordi di quando, dei racconti di mia madre, di quando ebbe un tedesco in casa durante l'occupazione nel 1943 in Italia. E quindi evidentemente qualcosa di che in qualche modo mi apparteneva l'ho trovato anche nel libro. Probabilmente questa è la motivazione che mi ha spinto poi a resistere, perché fare un film è un lavoro di anni, no? Bisogna essere molto, molto perseveranti, quindi ci deve essere non solo la passione di voler fare un film, ma una motivazione molto più forte. Lui lo faccio per voi. Loro sanno cosa c'è dentro le teste, chissà quante ne hanno aperte. Hai messo la chiave? No! Quello che amo di più è la musica, va oltre le idee. I tedeschi sono un popolo profondo. Lo sfondo storico, però, ha dichiarato anche lei che quello che interessava era mettere in luce questi contrasti emotivi, questi sentimenti. Siamo voluti andare oltre, già, dico siamo nel senso già nella scrittura, poi anche nella lavorazione del film con gli attori, successivamente nel montaggio, per tralasciare il contesto storico, la guerra intesa come combattimento è fuori, mentre dentro si sta più addosso alle persone, a tutte le dinamiche che scaturiscono da questa occupazione. Il suo prossimo film? Non è ispirato a un libro, ma non, è veramente in fase di sviluppo, è ambientato, è contemporaneo. Non so se appunto sarà questa quella che porterò avanti per qualche anno per arrivare a fare il secondo film. Solo mezza faccia. Si vedeva il cervello, sembrava un mazzo di gerani. O tedeschi, dove andate? Tutte le porte sono serrate con la punta. Non fa entrare i suoi figli?